Eccoci qui dal vostro amico Ivan Zuzzurelloni, il fratello biondo di Ivan Zazzaroni, detto il Segugio. Sono qui per le notizie importanti di questa mattina che i giornali sportivi non hanno ovviamente dato perché è troppo spinoso. No, no, t'ho detto, no, Federica, non puoi rivoltare il materasso da invernale ad estivo. No, bisogna aspettare quello che dice il governo, bisogna aspettare la fase 2, non puoi oggi. No, dai, lascialo invernale. Basta, scusate, ma abbiamo problemi familiari. Allora, cominciamo con le notizie. Allora, come sapete, è morto Sepúlveda, scrittore cileno. Erroneamente è stato detto che Sepúlveda ha scritto Cent'anni di solitudine, che ovviamente non ha scritto lui, ma Márquez. Però, tra i libri di Sepúlveda, voglio ricordare quello che a me è più caro, cioè la storia di Gabbiadini e della quagliarella che gli insegnò a segnare. Non perdetelo. Un'altra notizia bomba è: ho saputo perché Buffon spinge così tanto per rinnovare un altro anno con la Juventus. Pare che Ilaria D'Amico sarà lasciata a casa da Sky e quindi starà a casa sempre. L'ultima notizia importantissima: Inter e Milan hanno individuato il posto dove fare il ritiro al chiuso. Sarà l'ospedale Fiera di Milano perché è già sanificato e non c'è dentro nessuno, quindi è perfetto. No, no, t'ho detto, no, lascia il materasso così, va bene? Ok, scusate. Ciao.